Ciao amici e bentornati a questo nuovo episodio di Giulia Sa con Giulia Savulescu, l'unica che sa tutto, tutto, ma proprio tutto di New School. Oggi parliamo di un personaggio super vanitoso, super trendy e super fashion, Miss Mastermind! No. Ovviamente stavo scherzando, questo episodio è dedicato a Vivian e ai Vivian Trends. Nelle prime due stagioni di New School, Vivian è riuscita a lanciare un sacco di mode. Tipo, vi ricordate quella volta in cui aveva un brufolo e per coprirselo ha usato un foulard? A parte che, poverina, la capisco perché ogni volta che spunta un brufolo è un incubo. Ma lei è riuscita a far diventare moda una necessità. Ok, i miei occhi sono pronti. Vivian, togliti il foulard. È ora di mostrare al mondo quello che nascondi. E va bene, non mi lasci altra scelta. Ma tu non sei Vivian, sei Alice! Certo! Oggi tutte le ragazze hanno il foulard sul viso. È la nuova moda lanciata da Vivian. Sta cercando di nascondersi. Non finisce qui, Vivian. Ti troverò. Per non parlare di quando ha fatto ritornare le bandane di moda, così, come se fosse la cosa più naturale del mondo. Vivian ha bisogno di spostare i suoi meravigliosi capelli dai suoi meravigliosi occhi. Sono tornate di moda le bandane? 50 punti per te, regina del fashion! Ma i Vivian Trends non riguardano soltanto gli outfit. Cioè ragazzi, parliamone, voi sareste capaci di far diventare trendy un singhiozzo? A quanto pare Vivian può tutto. A Vivian non piace confondersi con la folla. No, no, proprio non le piace. Vivian, il tuo singhiozzo è sparito! Il singhiozzo andava stamattina, adesso il singhiozzo è out. Adesso vanno di moda solo gli starnuti. Questo vuol dire che tutti noi possiamo creare una nuova moda. Diciamo che ci vuole anche un po' di coraggio. Per esempio, io ho deciso di lanciare un nuovo trend e da un po' di tempo vado in giro con le scarpe diverse. Eccole! La verità è che le mie amiche mi prendono in giro e nessuno vuole seguire questo trend per il momento. Va bene, non siamo tutte influencer come Vivian, ma Giulia non smette di crederci. Giulia vi saluta, ciao!